Looking for a fun way to win up to 25 times your money this basketball season? Test your skills on prize picks. The most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of stats, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than seven million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit slash get 100 and use code GET100. That's code GET100 at slash get 100 at for a first deposit matchup to $100. Prize picks, daily fantasy sports made easy. Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo taking release. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's G O L O.com. My sleep is way better. My. Inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La voce del Pastore in onda su parole di vita. Il messaggio di oggi dice così: Dio ha innalzato Gesù per dare ravvedimento e perdono. Vogliamo guardare in più parti questa parola innalzato? Spesso si riferisce a. A Gesù che è stato inalzato. Ma perché inalzato? Perché le cose che fa Dio sono sempre manifeste, non sono fatte in un sottoscala. Egli l'opera che ha completato Gesù, in nostro favore, è qualcosa che si vede su larga scala. E poi c'è un'altra cosa. Tutti gli animali guardano in giù. L'unico che è creato per guardare in su è l'uomo. La parola damo tra i tanti significati vuol dire anche colui che guarda su, perché l'unico nella creazione che guarda in su è l'uomo. Ma perché è fatto che guarda in su? Perché si vede con chiarezza che Dio è seduto sul trono, Gesù seduto sul trono della grazia e attraverso lo Spirito Santo noi riceviamo le risorse, l'alimentazione e quello che abbiamo bisogno dal trono della grazia di Dio. Perciò quando dice innalzato, Vuol dire che noi, noi, intenzionalmente, con la nostra volontà, dobbiamo guardare a Lui. E quando noi guardiamo a Lui, qualcosa succede. <ride> Gloria al Signore. Leggiamo insieme questo innalzamento in modo che noi cominciamo a alzare lo sguardo del nostro cuore verso colui che tutto può, perché egli è il Dio Onnipotente. Leggiamo in Atti capitolo 5, verso 30 e 31. Segnati i versi che ti parlano. Dio, il Dio dei nostri padri, ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno, e lo ha innalzato, con la sua destra alla sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. La salvezza si riceve soltanto mediante il ravvedimento. Che cos'è il ravvedimento? Il ravvedimento è il desiderio di volerci pulire perché il peccato ci sporca e diciamo, oh, mi devo pulire, ma da noi non possiamo. Perciò, per questo cambiamento, ci rivolgiamo a Gesù perché lui ci lava, ci purifica e inietta la sua vita divina dentro di noi per lo Spirito Santo. Davide aveva avuto l'unzione dello Spirito Santo nella sua vita e sapeva, conosceva il valore della presenza dello Spirito di Dio dentro di sé. Quando peccò, sapeva... Che lo Spirito Santo non va d'accordo con il peccato, e c'era il pericolo di perdere la presenza dello Spirito Santo a causa del peccato. Nel Salmo 51, che è un salmo di ravvedimento, nel verso 11, dice a Dio: Non respingermi dalla Tua presenza, e non togliermi il Tuo Santo Spirito. Davide aveva peccato e dove c'è il peccato non va d'accordo con lo Spirito Santo. Lui lo sa, perciò va a Dio che vuole essere lavato, purificato e si esprime con una terminologia di materiali che sono veramente detergenti forti, ma non lavano il peccato. Ma lui si esprimeva così davanti a Dio. Nel verso 7, guardiamo: Purificami con Issopo, e sarò puro, lavami, e sarò più bianco della neve. Lui ha un grande desiderio di essere lavato. C'era un altro sistema di lavare. Le donne che andavano a lavare avevano un legno con il manico come un tagliere che si ci taglia la carne sopra. Quando mettevano a bagno, la biancheria nel sapone o con la cenere facevano loro. Dove andavano a lavare vicino al fiume, Dopo che si era bagnato ed era penetrata questa detergenza, battevano sui panni per fare uscire lo sporco. Lui voleva essere lavato e c'è un verso in questo salmo che dice, battimi sopra, <ride> come dire, batti fai uscire lo sporco che si è creato in me. Aveva proprio il desiderio di essere lavato, purificato, perché sapeva che il peccato non convive con lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è puro e il peccato è sporco. Desiderava proprio essere pulito. Nel verso 7 lo troviamo con parole forti. Leggiamolo un'altra volta purificami con isopo isopo è un detergente che è aggressivo e sarò puro lavami e sarò più bianco della neve perché questo modo di pensare lo portava a ricevere e a mantenere lo spirito santo che desiderava lo spirito di vita gli apostoli erano stati lavati dal sangue di Cristo ed avevano la testimonianza dello Spirito Santo dentro di loro. Nel verso 32 del capitolo 5 continuano, leggiamolo insieme, dicono Atti 5:32, noi siamo testimoni di queste cose. E anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Alleluia. Ogni credente che ubbidisce al Vangelo riceve il sigillo dello Spirito Santo. Così, mentre si ascolta, tu mentre ascolti la parola del Signore, lo Spirito Santo ti può avvolgere e inserisce il sigillo della sua presenza nella tua vita. Così siamo stati salvati, quelli che sono nati di nuovo. Questo è il metodo divino, molto semplice, noi siamo complicati, ma se leggiamo in Efesini 1,13 dice che mentre ascoltiamo la parola del Signore, mentre ascoltiamo il Vangelo di verità, leggiamo cosa dice. Efesini 1:13 Voi pure, tutti quelli che sono nati di nuovo, dopo avere ascoltato la parola di verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Lo stesso apostolo, mi piacciono alcuni versi che dà proprio il senso di cosa fa la potenza del Vangelo unta dallo Spirito Santo. La parola ai nostri cuori dice Paolo io non mi vergogno dell'evangelo perché esso è la potenza di Dio, contiene la dinamite di Dio per smantellare la nostra vecchia natura peccaminosa che è piena di infezione di peccato, che lo produce come la terra produce le erbacce. Ma quando arriva il messaggio di Cristo, del Vangelo, sventra la natura, spezza le radici della, della, della malvagità e cambia la nostra vita e ci prepara per ricevere il seme della parola di Dio che comincia ad essere fecondata dallo Spirito Santo e inietta, è il sigillo dello Spirito di vita, lo Spirito Santo dentro di noi, proprio come abbiamo letto adesso. Più volte troviamo nel Vangelo Gesù innalzato, lui pure dice così. Ciò vuol dire che noi dobbiamo essere interessati di guardare a lui intenzionalmente, non così giusto come quando se passa in aereo, guardiamo e resta lì. In Giovanni capitolo 12 verso 32, Gesù dice questo, ascoltiamo con attenzione. Io, e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Gesù parlava della sua crocifissione, quando lo Spirito Santo ci attira e ci fa alzare lo sguardo verso la croce, dove Cristo si è sostituito a me e a te. Nel verso 33 dice con chiarezza che cosa vuole dire a noi questa mattina. Così diceva per indicare di quale morte doveva morire. Quando noi guardiamo così, accade un miracolo nella nostra vita. In Giovanni 8, 28 ripete ancora, per farci comprendere che noi, quando acquisiamo questa conoscenza impariamo in che punto di riferimento dobbiamo guardare quando ci troviamo ad avere bisogno di Dio, bisogno di Lui. In Giovanni 8, 28, Lui dice ancora questo fatto di essere innalzato. Gesù dunque disse loro, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Quando mi avrete innalzato, allora conoscerete che io sono colui del quale... È scritto di me. Voi credete nei profeti, sapete che i profeti sono dei portavoci di Dio. Voi credete nella, in quello che Isaia, il grande profeta, che voi sapete che è stato un fedele portavoce di Dio. Quando io sarò inalzato, voi comprenderete che ciò che ha scritto Isaia nel capitolo 53, verso 4 e 5 sono io, quella persona, tuttavia, erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato? Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Che voi riconoscete come vero profeta che da me ne scaturisce la vita la salvezza eterna. Verso 10 leggiamo. Allora voi conoscerete perché erano insistenti dal fatto che pensavano che era il figlio di Maria, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i padimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Chiunque crede viene salvato dal mio sangue, viene purificato, perché il sangue di Cristo è l'unico detergente che purifica il peccato. Nell'Antico Testamento c'era la copertura, attraverso i sacrifici, la venuta dell'agnello purissimo di Dio, il figlio di Dio, c'è la purificazione, perché il sangue di Cristo non copre il peccato, ma purifica il peccato, ci rende puri, come se non avessimo mai peccato quando noi riceviamo... Questa grazia che si riversa nei nostri cuori. In Ebrei dice questo nel capitolo 9 verso 14, quanto più parlando dei sacrifici dell'Antico Testamento che erano solo dei tipi, una tipologia per farci comprendere, però il vero. Il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offri se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la tua, la mia coscienza dalle opere morte religiose, che non producono salvezza per servire il Dio vivente. Scaturisce nel cuore, nel nostro cuore, attraverso lo Spirito eterno. Vale a dire una vita senza fine dentro di noi. Questo è il sigillo, come abbiamo letto in Efesini 1,13: che mentre ascoltiamo il Vangelo misteriosamente. Egli fa questa opera quando noi guardiamo intenzionalmente e ascoltiamo con desiderio di vedere questa, questo miracolo che accada dentro di noi. Questo succede. In Efesini 1.13 abbiamo letto che dice così, che mentre noi ascoltiamo la parola della verità, il Vangelo della nostra salvezza, mentre crediamo e guardiamo intenzionalmente a Gesù per ricevere la salvezza, riceviamo il sigillo dello Spirito Santo che aveva promesso. Perché il suo sangue ci purifica da ogni peccato. Quando cominciamo a camminare, quando ci volgiamo a Lui, lasciamo i peccati, Lui ci purifica. Primo Giovanni 1,7 dice che basta che noi azioniamo il nostro desiderio di cominciare a seguire Gesù. Camminiamo, lo seguiamo, colui che è la luce del mondo. Vuol dire che abbiamo deciso di seguirlo come egli è nella luce, abbiamo comunione tra di noi e il suo sangue, il Figlio di Dio ci purifica da ogni peccato. Questo, questa opera che ha svolto in favore nostra, nostro, questa è un'opera che ha svolto in favore di tutta l'umanità. Questa è la grande opera che ha fatto Gesù. E per ognuno di noi, singolarmente. Dio... Dopo che ha fatto questa opera, lo ha sovranamente innalzato. Vedi, parla sempre di qualcosa che ci innalza verso Dio per cambiare il nostro stato di abbassamento terreno, per elevarci verso altri piani: il Regno di Dio. Alleluia. Dio lo ha sovranamente innalzato, come leggiamo in Filippesi 2:9. Quando noi volgiamo lo sguardo verso di Lui. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Mm. Perché il suo Divino Figlio, come Figlio dell'Uomo, è figlio di Dio, come abbiamo letto in Giovanni 8, 28. Rileggiamolo così, non perdiamo il filo di quanto è importante che noi guardiamo a Cristo. Leggiamolo insieme. Gesù dunque disse loro, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, il figlio di Dio diventato vero uomo, allora conoscerete che io sono e non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Ha lui ha fatto quello che nessun altro ha fatto sul pianeta Terra. Perciò quando senti dire nell'Apocalisse e altrove che tutti lo adorano, lo benedicono, lo innalzano, perché lui ha fatto qualcosa che nessun essere sul pianeta Terra ha fatto, Sakamash. Nessuno ha fatto e non può fare. Noi tutti figli di Adamo possiamo dare la vita, ma non possiamo riprenderla. Lui ha dato la sua vita per noi, l'ha ripresa ed è diventato il nostro Re. Così aveva detto e così ha fatto. Leggiamo insieme. In Giovanni 10, 17 e 18, lui disse qualcosa. Pensa come uomo, sorella, fratello, sorella, pensa come essere umano ciò che ha fatto Gesù. Leggiamolo. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Verso 18, nessuno me la toglie. Io, per amore di salvare l'umanità, per amore di salvare te e me, faccio questo. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Questa è una grande missione che Dio gli ha affidato e Lui l'ha portata a destinazione. Un giorno ci fu uno che voleva fare successo. Parlando con un amico disse. Io non so come ha fatto Cristo ad avere tanti seguaci attraverso i secoli. Ce ne sono miliardi, eh? non pensare che ce ne sia uno. Tutti volenterosamente lo seguono e milioni hanno dato la vita per Cristo Ma come ha fatto a convincere questa gente da voler morire volontariamente per lui? Io vorrei avere un seguito così. Vorrei avere anch'io un successo così. L'amico che era vicino gli disse: "Beh, basta che tu Nasci per opera dello Spirito Santo, ma non sei nato per opera dello Spirito Santo. Poi che cosa puoi fare? Inizi la missione e cominci a fare miracoli. Beh, dice: Io potrei anche dire che sono nato per lo Spirito Santo, chi lo sa? Fare miracoli. E c'è qualche miracolo che lo potrei fare. Per esempio cambiare l'acqua in vino, lo fanno pure le cantine sociali, mettono la polvere e l'acqua diventa vino. Potrei farlo. E poi gli spiegava qualche altro miracolo, lui vedeva con la... Con la chimica se c'erano altre cose che poteva fare e poi diciamo che miracolo come quelli che fanno piangere le madonne fanno uscire le lacrime e la gente crede pappagallescamente che veramente la madonna piange eh? quante volte lo hanno fatto e poi hanno smascherato come facevano come il sangue di San Gennaro che è una favola, ma una delle favole che la gente sta con la bocca così perché noi non crediamo la verità. Noi dice che non crediamo, non crediamo, alla fine crediamo tutte le scemenze che ci dicono. Il signore aiutaci. Dunque per dire a questo signore che voleva fare successo gli disse poi "Tu vai a morire sulla croce" risusciti il terzo giorno. Al che questo si bloccò, disse, non è per me allora, perché le altre cose posso sempre aggiustare, ma che vado a morire sulla croce e poi devo risuscitare il terzo giorno, questo mi fa paura, perché sicuramente non ritorno. Perciò vedi Gesù, come figlio dell'uomo, detto così. Nel capitolo qua, eh, che abbiamo letto, 10 di Giovanni, verso 17-18, Gesù l'ha detto e l'ha fatto. Ciò vuol dire che Gesù è proprio quello che dice di essere Dio venuto in altra forma sul pianeta Terra, vero Dio e vero uomo, l'Emmanuele, Dio con noi fisicamente, Dio in noi per mezzo dello Spirito Santo. Leggiamo ancora questi versi così, guardiamo di chi stiamo parlando, il figlio dell'uomo. Figlio di Dio, il Messia, colui che era stato promesso fin dalla Genesi. Leggiamo questi due versi. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nel Getsemane, quando andò e pregò, non disse, Signore, togli di me, da me che io sia ucciso. Lui voleva essere confermato che sarebbe risuscitato e quando Dio onnipotente parlando il padre con il figlio, gli confermò che sarebbe risuscitato, andò dai discepoli e disse, alzatevi, andiamo via di qua, perché a quattro passi c'era Giuda per tradirlo. Alleluia, gloria al Signore. La risurrezione dimostrò, confermò che Gesù è il Messia, il figlio di Dio. A Dio sia la gloria e di Lui stiamo parlando in questo momento. Innalzare, innalzare, innalzare. Gesù lui stesso dice di questo, significando di quale morte doveva morire, in Giovanni capitolo 3, verso 14 dice così. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Leggiamo anche il verso 15 che ci parla di qualcosa. Affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, vita senza fine, la vita spirituale. di come parlando della sua morte svelò il tipo che Dio aveva fatto capire come si riceve la vita e tutti i benefici che scaturiscono dalla grazia di Dio nella nostra vita. Dio aveva fatto un tipo, un tipo di una tipologia per far comprendere in seguito come riceviamo la vita eterna. I numeri capitolo 21 verso 9 dice così. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. Che avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Coloro che volevano guarire dovevano fissare lo sguardo intenzionalmente con il preciso atto di volontà tale episodio era un atto tipologico per mettere in risalto come dobbiamo andare a Gesù il messia il figlio di Dio risuscitato e seduto alla destra di Dio sul trono della grazia nel quale noi riceviamo tutto per grazia quando andiamo a lui. Infatti questo dono di Dio che è Gesù, in Efesini 2.8, ci viene esposto che cosa possiamo ricevere. Infatti è per grazia che siamo salvati e possiamo essere salvati mediante la fede, credere in Cristo. E ciò non viene da noi. E il dono di Dio, il dono di Dio è Gesù Cristo. Alleluia. Perché nessuno può dire: Io, nel verso 9 ci spiega questo. Io sono salvato perché ho fatto un fai da te. Nessuno. Non è in virtù di opere affinché nessuno nessuno mettici il verde sopra, nessuno, qualsiasi pratica religiosa tu fai, non riceverai mai la salvezza, nessuno vuol dire nessun essere umano, lui è il punto di riferimento. Buona parte dei miracoli e salvezza che le persone hanno ricevuto, hanno fatto così, come abbiamo letto in numeri 21-9. Questo è l'esempio che Dio ci ha dato per ricevere la vita che ci è stata tolta a motivo del serpente antico che ha iniettato nella nostra natura il veleno del peccato che ci porta alla morte. Leggiamo questo atto, questo simbolo, questo esempio che serve a noi. Guardiamolo insieme. Numeri 20, 28, 9 dice così: 21, 9. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta. Significando che il serpente alla venuta di Cristo sarebbe stato crocifisso il serpente e non Cristo, perché Cristo è risorto. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo restava in vita. Guardiamo gli esempi ora che Cristo ci dà per ricevere da Lui, da Lui sorella, da Lui fratello. Perciò Dio lo ha innalzato e troviamo sempre innalzato, perché il solo punto di riferimento che noi abbiamo nel Vangelo ci sono gli esempi come dobbiamo andare a Cristo. Guardiamo questo esempio in Marco 10 47. Un cieco che non vedeva, aveva udito che chi passava era Gesù il Nazareno, il cognome di Gesù. Si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Bellissimo, non vedeva. Ma nel cuore sentiva che Gesù lo poteva guarire. Aveva sentito tutto quello che aveva fatto nella zona dove lui viveva e lui intenzionalmente cominciò a gridare verso Gesù. Alleluia gridava c'era la folla che si opponeva non solo nel verso 50 leggiamo anche il mantello gli dava fastidio allora il cieco gettato via il mantello balzò in piedi e venne da Gesù in parole diverse Egli superò tutti gli ostacoli, non vedeva, ma aveva dentro di sé quella fede che se Gesù lo avesse toccato sarebbe guarito intenzionalmente. Ecco l'esempio che serve a te e a me. Leggiamo fino al verso 52. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse che cosa vuoi che ti faccia? Fa conto che tu questo momento guardi a Cristo con tutto il tuo cuore, intenzionalmente. Alleluia! Il cieco rispose, Rabunì, che io recuperi la vista. Che bella domanda! Il cieco, Fece così. Questa è un'indicazione che serve a te e a me. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Gloria sia resa a Dio. Benedetto sia il Signore. Vedi, l'opera del Signore è misteriosa. Questi esempi che Dio ha lasciato nella sua parola sono esempi che servono a noi oggi, in ogni nostra necessità, per la vista spirituale, per la vista fisica. Gesù è il punto di riferimento mandato, voluto da Dio perché Dio è Dio, è il Figlio, è il Figlio di Dio. Gloria al Signore. A Dio sia la gloria. Questo è un esempio che serve a noi. Per il suo popolo e anche per noi Dio fece l'esempio nel deserto per far comprendere che in mezzo al campo del deserto chiunque avesse guardato Oggi lo stesso significato, questo mondo è come il deserto, ci siamo 8 miliardi e non ce ne siamo 3 milioni, ma il segno è questo, che chiunque degli 8 miliardi guarda intenzionalmente, col cuore si rivolge a Cristo, senza, supera tutte le altre barriere, riceve la grazia del Signore perché la fede produce le risposte. A Dio sia la gloria. Questi esempi servono per noi. Il Vangelo è il modo di come andare al Signore. È piccolo il Vangelo di fronte a tutti i libri che si studiano nelle religioni che hanno librerie piene. Il Vangelo, quattro Vangeli sono poche pagine ma danno l'essenza come poter incontrare Dio, ricevere da Dio, camminare con Dio, il solo punto di riferimento. Guardiamo un altro esempio che ci serve. Marco 5, 24, leggiamolo. Gesù andò con lui in un'altra scena e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Leggiamo fino al verso 26. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni. Verso 26 dice così, che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Aveva molto sofferto ed aveva speso tutto. Questo è un esempio per ognuno di noi. Tu sei andato dal meglio dottore che c'è. Sei è andato nel meglio ospedale che si trova. Sei andato dal mago. Sei andata dallo stregone. Sei andata all'Urds. Se è andata a Meggiucori. Hai fatto tutte le processioni e tutti i voti. Il verso 26 dice così, che questa donna pure aveva cercato da tutte le parti in tutti gli anni, aveva molto sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento. Anzi, Amica mia, amico mio, sei peggiorato perché ti sei portato a casa infezioni spirituali che non te li puoi togliere di dosso e hai peggiorato la situazione. Sei andato dal guru. Ora guardiamo questo esempio. Nel verso 27: Perché sono questi esempi servono per te e per me? Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva dentro di sé. Avendo udito parlare di Gesù, quante volte hai udito parlare di Gesù? Anche adesso stai sentendo, stai udendo che Gesù è il potente Signore, il potente liberatore, colui che è stato mandato da Dio, che è il Figlio di Dio, il Messia, che è Dio stesso venuto in altra forma signore aiutaci avendo udito parlare adesso hai udito anche tu sorella fratello questo è importante questa donna intenzionalmente con tutta la sua volontà sfidò tutte le difficoltà che c'erano era debole, non ce la faceva, la folla stringeva, ma lei si sforzava con un desiderio nel cuore, intenzionalmente, con tutta la passione della sua forza, fino al limite delle sue risorse fisiche, si protese per andare a toccare il lembo della veste di Gesù. Nel verso 28 dice così Intenzione Se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva, gloria sia resa a Dio. Benedetto sia il Signore. Nel verso 29 leggiamo, alleluia, alleluia. A Dio sia la gloria. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Questo è il modo, questo è il modo. La lesione di cui fu usciva la perdita si rimarginò in quel momento. Alleluia, gloria al Signore. Che cosa aveva fatto? Che cosa aveva fatto questa donna? Aveva seguito in altro modo, ma con la stessa intenzione, con la stessa forma, con, lo stesso, con la stessa volontà, come abbiamo letto in numeri 21-9. L'esempio che noi abbiamo, che dice così. Quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Cosa ha fatto questa donna? Lo sguardo del suo cuore intenzionalmente, la sua volontà, la folla, la debolezza, le difficoltà, gli spintoni che c'erano, non la fermavano. Nel verso 29 abbiamo visto la risposta. Gesù è il punto vero di riferimento che noi abbiamo. Quando Gesù, in Giovanni 3,14, dice così: Come Così sarà. Parlava della sua morte. La sua morte è post-datata. Chiunque guarda a Lui così, intenzionalmente, con perseveranza, fissando lo sguardo su di Lui, noi riceviamo grazie. Gesù è il punto vero. Che cosa successe a questa donna? Nel capitolo 5, verso 33, guardiamo. Perché non si ferma qui, ma la donna paurosa, tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne. Gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ora cerca misericordia. <ride> In questo modo da Gesù ha ricevuto la guarigione e il perdono. Aveva ricevuto la guarigione perché è andato così davanti al Signore? Si sentiva guarita sì, ma sporca dentro. E il Signore cosa fece? Ne rileggiamo questo verso 34. Aveva già ricevuto la guarigione. Perché fece questa mossa? Ma la donna paurosa e tremante, ben sapendo quello che era accaduto, era già successo. Perché venne e si gettò ai piedi? Perché desiderava essere purificata. Cercava la misericordia di Dio per essere perdonata. Venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità, così dobbiamo fare. Nel verso 25 di questo capitolo, vediamo chi era questa donna. Una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni era una donna ora invece è una figlia di Dio che cosa dice il verso 34? figliola lei ha ricevuto misericordia del perdono dei suoi peccati ed è diventata figlia di Dio. Alleluia. Ha ricevuto la guarigione del corpo e dell'anima attraverso la tua fede. La tua fede ti ha salvata ha ricevuto la salvezza ed è diventata una figlia di Dio. Era una donna, ora è una figlia di Dio per la misericordia di Cristo. Diventiamo figli di Dio. Salvata. Se non ci tocca Cristo, tocchiamo noi Lui. Molti vogliono essere toccati da Cristo. Ma questa donna fu lei che si spostò verso di Cristo esercitando la fede. Ogni volta che noi preghiamo, ogni volta che noi alziamo lo sguardo del nostro cuore per qualsiasi bisogno, noi tocchiamo Cristo con la nostra fede, perciò noi la dobbiamo esercitare. Nel capitolo dove Gesù parla della donna della vedova che andava dal giudice iniquo, egli propose una parabola per dire che dobbiamo sempre pregare, andare a lui. Quando non ci tocca lo dobbiamo toccare noi con la fede. E Gesù conclude la parabola dicendo che quel giudice iniquo rispose, se quel giudice iniquo rispose quanto più il Padre nostro che è clemente e misericordioso risponde, Gesù concluse la parabola dicendo, ma quando il Signore, quando io ritorno, troverò le persone che fanno così? La domanda è, tu stai facendo così o no? O girovaghi a destra e a sinistra, volte di qua, volte di là, senza avere mai risultati? Se non ci tocca Lui, tocchiamolo noi, virtualmente con la fede, andiamo a Lui. Il Signore gli disse: Vai in pace. Leggiamo il verso 34, perché là c'è tutta la condensazione di cosa ha ricevuto. Ma figliuola diventò figliola di Dio. La fede la guarì e la salvò, fu salvata spiritualmente. Ricevette la pace del cuore e la guarigione, guarita dal tuo male. Questa malattia vuol dire non ritornerà mai più sopra di te tranquilla tranquilla o, ora sei una figlia di dio come dire ora sei un figlio di dio sei sotto l'autorità di dio e queste infezioni non possono più a meno che tu ci vuoi vivere dentro ma se noi seguiamo Gesù egli ci lava ci purifica, ci guarisce, ci battezza nello Spirito Santo ed opera nella nostra vita. Vogliamo andare a Lui, questo è il metodo. Dio lo ha innalzato perché noi, quando guardiamo a Lui e ci rivolgiamo virtualmente verso il trono della grazia, riceviamo grazia. Non per meriti, non perché abbiamo fatto l'offerta o abbiamo fatto... No, 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 quelle sono altre cose. La misericordia di Dio si riversa sopra di te in questo momento non in virtù dei, 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 dei pellegrinaggi che hai fatto o per quello che tu hai fatto, perché San Paolo dice possiamo dare anche la nostra vita ad essere arsa per amore degli altri, questo non, non compensa mai la grazia di Dio, il dono di Dio che riceviamo in Cristo Gesù. Vogliamo andare a Lui in questo momento. Distogli la tua mente, il tuo sguardo da qualsiasi altra cosa. E andiamo noi al Signore come questa donna. Chiudi gli occhi, apri il cuore. Pensa che il cieco non aveva neppure gli occhi, tu ce li hai. Ma lui dentro di sé vedeva che l'unico che poteva risolvere la sua cecità, Gesù lo fece. Egli in questo momento vuole operare nella tua vita, nella tua cecità spirituale e nella tua necessità di guarigione. Gesù, veniamo a te. Vogliamo questo giorno seguire l'esempio che tu hai tracciato davanti ai nostri occhi e ti chiediamo misericordia, sì, sì. Abbassa il tuo sguardo misericordioso su ciascuno di noi che ci rivolgiamo a te e concedici la grazia di ricevere la risposta che abbiamo bisogno in questo momento, Signore. La nostra fede questa è, è poca. Mettici tu la differenza della fede che abbiamo bisogno attraverso il dono della fede in questo momento ti chiediamo opera Signore Signore fa che chiunque si sta rivolgendo a te secondo l'esempio che noi abbiamo trovato nella tua parola possa avere un segno un riscontro nella sua vita nel suo corpo nella sua mente nella sua anima che tu l'hai toccato che tu l'hai toccata perché quando la tua parola viene predicata sotto l'unzione dello Spirito Santo, essa produce segni, prodigi e miracoli. Signore, dai un segno alla sorella, al fratello, in questo momento, che lo Spirito Santo riversi un segno particolare nella mente e nel cuore suo che da questo momento possa sentire la certezza che la sua preghiera ha toccato te, Signore. Lo sguardo del suo cuore ha toccato te, figlio delle Dio vivente, che sei presente in mezzo a noi per mezzo dello Spirito Santo, lo Spirito guaritore, lo Spirito liberatore, lo Spirito che porta salvezza. Che porta la vita senza fine nei nostri cuori, Sì, Signore. Metti il sigillo del tuo Santo Spirito in ogni cuore che si è rivolto a te, per sentire che tu hai fatto l'opera, compito l'opera, in questo momento. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Alleluia. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.